È stato uno stopover lungo, in un posto comunque bello per avere anche un po' di vacanze, nel senso che abbiamo passato abbastanza tempo in spiaggia la prima settimana, poi siamo tornati a navigare, la barca è pronta per la tappa, quindi insomma penso siamo pronti, ecco. Le ultime tappe sono andate molto bene a livello di performance, l'ultima tappa è stata fino adesso il nostro miglior risultato in tutta la regata, quindi sì, per noi sicuramente la tappa sarà una bella prova e penso che anche le condizioni saranno complicate, potremo trovare tutti i tipi di vento, di onda, quindi penso che sarà molto interessante. No, sicuramente le ultime tappe sono state molto importanti per noi, abbiamo visto che possiamo tranquillamente fare un buon risultato contro anche team che hanno lavorato più di un anno in confronto a noi, quindi insomma penso che è un grande stimolo per tutto il team e penso veramente che soprattutto l'ultima tappa, la leg 7, sia stata una prova di grande solidità del team. Abbiamo lavorato molto bene, eravamo sempre veloci in tutte le condizioni, quindi è solo cercare di ripetere le cose buone che abbiamo fatto e limitare invece gli errori, come cercheranno probabilmente di fare tutti i team. Sicuramente adesso la regata è molto più aperta, Maffre e Donfong sono separati solamente da un punto, quindi Brunel ha fatto un grande passo in avanti a livello di classifica overall, quindi insomma penso che la lotta sia bella aperta ancora. Sicuramente penso che abbiamo avuto almeno due tappe dove il risultato non era esattamente quello che abbiamo dimostrato in mare, quindi sicuramente in classifica abbiamo meno punti di quanti probabilmente ci meritiamo, ma questo è lo sport, ci sono team come Maffre, Donfong che lavorano ormai già da tanti anni per cercare di vincere questa regata, noi siamo un equipaggio giovane. E penso che abbiamo avuto un miglioramento esponenziale durante la regata, quindi penso che finalmente sia tempo di mettere qualche punto in tasca e cercare di fare un passo in avanti in classifica. No, sicuramente la tappa è una tappa complessa, tutti pensano che Southern Ocean o altre tappe siano le più difficili in assoluto, sono difficili per certi tipi di condizioni, ma la prossima tappa sarà molto difficile per altre problematiche che incontreremo. Dobbiamo passare l'equatore un'altra volta, probabilmente i doldrums saranno molto più piccoli rispetto a quelli che abbiamo incontrato nelle tappe precedenti, quindi forse saranno un problema minore, ma ci sono tante alghe. Passeremo per il mare dei Sargassi, quindi tante, tante, tante alghe. Ed è un problema che gli altri equipaggi nell'edizione precedente hanno trovato in questa tappa. Probabilmente è una tappa dove ognuno di noi deve essere molto attivo nel cercare di mantenere sempre i timoni, la chiglia, la barca pulita, cercare di capire quando e come togliere le alghe dalla barca. E in avvicinamento a Newport ci può essere anche abbastanza freddo, nebbia, quindi penso che sia una tappa molto, molto interessante dove possiamo sicuramente fare un risultato ottimo, dove possiamo cercare di mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato fino adesso.